Nuovo appuntamento con l'informazione a cura della redazione giornalistica del Capoluogo. Cominciamo subito andando a vedere le principali notizie del giorno. A breve sul nostro giornale in live la videointervista all'ingegner Francesco Laurini sulla ricostruzione post-sisma e le nuove tecnologie. Ed ora andiamo a vedere insieme la grande apertura del giorno, Futura L'Aquila, una 3 giorni dell'innovazione targata MIUR. Futura Italia, l'iniziativa nazionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la diffusione del Piano Nazionale Scuola Digitale in occasione della conclusione dell'anno scolastico e del decennale del sisma, approda nel cuore della città dell'Aquila con un appuntamento nazionale voluto dal ministro Marco Bussetti, che sarà presente in città in una delle 3 giornate. Si parte questa sera, 4 giugno alle 21, da Assergi e si chiuderà venerdì 7 giugno a Piazza Duomo. Nel video riportato proprio all'interno dell'articolo le interviste della collega Alessandra Prospero al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e ad Antonella Tozza, direttrice dell'ufficio scolastico regionale d'Abruzzo. Elezioni Consiglio, Fondazione Carispac, Marotta e Taglieri candidati per la presidenza. Dopo il riserbo iniziale si fanno sempre più insistenti le voci sul ritorno sulla poltrona di presidente di Roberto Marotta, che ha già ricoperto l'incarico prima dell'attuale presidente. Marco Fanfani, ex assessore della giunta di Massimo Cialente, ineleggibile perché reduce da 2 mandati. Si parla quindi di Roberto Marotta, commercialista aquilano, ex gloria del pattinaggio, a lungo al vertice della Federazione Nazionale ed Internazionale, che dovrà vedersela con l'altro candidato Domenico Taglieri, originario di Sulmona, che ha già ricoperto la carica di vicepresidente e attualmente presidente della società di Scopo. Il nuovo presidente verrà eletto dai 18 consiglieri del Consiglio Generale e resterà in carica per 3 anni. Ed ora invece lo spazio riservato alla cronaca paganica, cadavere rinvenuto in casa. Il cadavere di un giovane è stato rinvenuto questa mattina all'interno di un'abitazione di Paganica, sul posto l'intervento di 118 e polizia, dove è stato rinvenuto appunto il cadavere di un 28enne. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del decesso. Un primo accertamento del medico della ASL avrebbe rilevato un'overdose da stupefacenti. Dal Paganica Rugby intanto un saluto commosso e un abbraccio ai familiari, al fratello per prima, giovane atleta in forza all'Under 13. Garante dei diritti dei detenuti, finalmente l'Abruzzo accelera. La Regione Abruzzo, dopo 10 anni di inadempienze, si appresta ad eleggere il garante dei diritti dei detenuti. Questo l'articolo a firma di Natal Francesco Litterio, a ricordare infatti il lungo iter il segretario regionale dei radicali Alessio Di Carlo. Un articolo che vi invitiamo a leggere, che occupa l'apertura del nostro giornale. L'ultimo saluto al dottor Lodovico Vaggi, scomparso ieri, ci sarà domani, mercoledì 5 giugno alle ore 15. Il dottor Vaggi, urologo e andrologo molto conosciuto in città, è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di 69 anni. Ha lasciato la moglie e i figli. Il rito religioso sarà celebrato domani, mercoledì 5 giugno 2019, alle ore 15, nella Basilica di San Bernardino in piazza San Bernardino. Ed ora invece torniamo ancora una volta a parlare del caso relativo alla Intex con gli ex lavoratori in presidio questa mattina all'emiciclo per chiedere a gran voce di essere incontrati dall'assessore regionali alle attività produttive Mauro Febbo. L'articolo a cura di Alessandra Prospero con le interviste proprio sul posto. Intanto oggi pomeriggio l'incontro con l'assessore in regione. Passiamo invece allo spazio dedicato alle previsioni del tempo per la giornata di domani all'Aquila. Tempo stabile al mattino con qualche nube sparsa, brevi temporali invece nel pomeriggio, temperature comprese tra i 19 e i 23 gradi. In Abruzzo cieli poco sereni al mattino, mentre al pomeriggio sui settori interni brevi temporali sparsi. In serata il tempo tornerà stabile. Queste le principali notizie del giorno a cura della redazione giornalistica del Capoluogo. Grazie per l'attenzione che ci avete dedicato e buona giornata.